di rispondere. A lei la parola, Presidente. Dunque, Presidente, intervenire ovviamente per fronteggiare il fenomeno del lavoro povero è inevitabilmente una delle priorità alle quali questo governo lavora, perché come fanno notare gli interroganti, l'onorevole Schlein e altri, l'Italia è l'unico paese OCSE nel quale dal 90 al 2020 il salario medio annuale è diminuito mentre nel resto dell'Occidente cresceva. E gli interroganti del Partito Democratico fanno rilevare anche, devo dire con una sincerità che fa loro onore, che in Italia negli anni passati la quota di prodotto interno lordo che è stata destinata a salari e stipendi è diminuita più che nel resto degli altri stati industrializzati. È vero, c'è un problema. Chi ha governato fino ad ora ha reso purtroppo più poveri i lavoratori italiani. Questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta. E noi già nei primi mesi di legislatura, pur con le risorse inevitabilmente limitate che abbiamo a disposizione, abbiamo dato dei segnali in questo senso, interventi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori, il rinnovo del taglio di 2 punti percentuali del cuneo fiscale e contributivo che giova a ricordare il precedente governo aveva previsto fino alla fine dello scorso anno, e l'aggiunta di un ulteriore punto del taglio contributivo per i redditi più bassi. Sono primi passi ovviamente verso l'obiettivo che il governo si è posto, che è ovviamente aumentare i salari dei lavoratori garantendo retribuzioni dignitose, retribuzioni che siano adeguate al lavoro svolto e al contesto socio-economico. Però io voglio dire che per raggiungere questo obiettivo, l'ho già detto in passato, in un contesto come quello italiano, che è caratterizzato da una elevata copertura della contrattazione collettiva e da un elevato tasso di lavoro irregolare, il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale. Spiego banalmente perché. Perché a mio avviso, io non ho un approccio ideologico, diciamo, su questa materia, un approccio pragmatico come sempre. Ora, a mio avviso, io diciamo, mi interrogherei sul fatto, sull'ipotesi, che il salario minimo legale possa diventare non un parametro sostitutivo e diciamo, un parametro, chiedo scusa, aggiuntivo delle tutele garantite ai lavoratori, ma un parametro sostitutivo, un parametro unico. E nel nostro sistema un parametro di questo tipo rischierebbe, per paradosso, di creare per molti lavoratori condizioni peggiori di quelle che hanno oggi e fare, per paradosso, un favore alle grandi concentrazioni economiche alle quali conviene rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori. Io la penso così. Io credo che sia molto più efficace estendere la contrattazione collettiva anche nei settori nei quali oggi non è prevista. Credo che sia efficace tagliare le tasse sul lavoro, perché la ragione per la quale i salari sono inadeguati è che la tassazione è troppo alta per le imprese che li devono assumere, e lavorare per combattere le discriminazioni e le irregolarità. Io credo che questo sia il modello più efficace e è quello che intendiamo percorrere. Dopodiché ho pochissimo tempo sul tema dei congedi parentali. Guardi, siamo molto d'accordo, nel senso che anche qui, come si è visto, le poche risorse che potevamo spendere in parte le abbiamo utilizzate per un ulteriore mese di congedo parentale utilizzabile nei 6 anni dalla madre o dal padre, retribuito all'80%. E era quello che potevamo fare, ma poiché il tema del sostegno alle madri lavoratrici, il tema del sostegno alla natalità è per noi una priorità assoluta, su questo sono sempre disponibile a confrontarmi e a parlare. Grazie. Grazie Presidente Meloni. Ha facoltà di replicare.